Bentornati sul canale di Maurizio Monchi. Come avete visto dalla copertina, oggi confrontiamo un Orient Mako prima serie con un Orient Mako seconda serie che si chiama Mako 2 o Rei. Sono l'uno l'evoluzione dell'altro, un'evoluzione a volte leggermente involuzione, però ora andiamo a vederli nel dettaglio. Sono orologi che sono sul mercato, il Mako prima serie da tantissimo tempo, il Mako Rei da una decina d'anni. Hanno un movimento fatto dalla Orient che è abbastanza preciso, offre una buona esperienza soprattutto per coloro i quali vogliono approcciarsi a un orologio, diciamo, subacqueo, economico. Si riescono a comprare intorno ai 350 e 200 euro e sono davvero molto validi. Non sempre si ha una precisione di marcia uguale tra un modello e l'altro, tra un esemplare e l'altro. Questo è dovuto al controllo qualità che su grandi numeri, su tanti pezzi prodotti, non è sempre il massimo. Questi due esemplari che ho io sono stati controllati, viaggiano bene, quindi nessun problema di sorta, però potrebbe capitare che acquistate un Orient e non va benissimo, anche se devo essere sincero, in tanti anni che ne ho venduti davvero tantissimi, in quanto prima di fare questo lavoro qui di trattare orologi usati, trattavo orologi nuovi e trattavo molto spesso gli Orient, avevo una sorta, non c'era stata mai una vera e propria sorta di concessione, però li compravo dall'importatore italiano che un tempo era Beta Watch di Milano, ora è cambiata e si chiama Ion Time. Trovate anche il link del nuovo distributore qui in descrizione. Orient non ha mai fatto una vera e propria politica di concessionari in Italia. Penso che nel prossimo futuro, anche con gli investimenti pubblicitari che stanno facendo, rilanciando la linea Orient Star, come avete visto, ci saranno degli aggiornamenti e quindi ci sarà anche un leggero alzarsi dei prezzi fondamentalmente. Ma ora, bando a queste inutili chiacchiere, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi a questo canale qualora non fosse iscritti e andiamo insieme a fare questo video confronto tra due modelli e vediamo le differenze di uno e dell'altro, quale a me personalmente piace di più rispetto all'altro, ma poi queste sono considerazioni, gusti estetici che possiamo decidere dopo e soprattutto a volte sono anche molto soggettivi. Ma ora andiamo a vedere i due orologi. Eccoci qui e vediamo queste due scatoline, che sono due scatoline, qui c'è scritto Orient Japan e qui solo Orient. Di base sono la stessa medesima scatolina e all'interno nascondono questi due orologi. Uno è l'Orient Mako prima serie e lo si distingue facilmente da questa corona qui a ore 2, dove permette il cambio rapido del giorno della settimana, mentre il Rei, come vedete, è stato aggiornato. La cassa è la medesima, cambia il bracciale, cambia l'inserto ghiera, cambiano le sfere e la forma degli indici del quadrante e manca il tastino a ore 2, tastino che a mio modesto parere caratterizzava molto il Mako prima serie. Andiamolo a vedere più da vicino il Mako prima serie. Eccolo, questo è il Mako prima serie, come vi dicevo, ha questa corona qui a ore 2 che serve per il cambio rapido della data. Come funziona? Semplicemente svitandola, è un tasto a pompa a vite che permette, premendolo, di cambiare il giorno della settimana. Qui vedete un datario in doppia lingua, italiano e inglese. Una volta regolato il giorno, lo si avvita ben serrata, perché comunque è una corona in più. Invece nella corona di carica ha due scatti. Al primo scatto si cambia il giorno del mese girandolo in maniera antioraria, al secondo scatto si può regolare l'ora. La differenza con il Rei è proprio la mancanza, cioè la presenza di questo tastino. Nel Rei l'hanno cambiato e hanno cambiato anche la stampa della ghiera, nonché il quadrante e le sfere, oltre il bracciale stesso. A mio parere questo
modello qui è molto più caratteristico del Ray che ora andremo a vedere. Aveva un suo carattere, una sua particolarità ben riconoscibile. Con gli aggiornamenti sia del Ray che del Kamasu, si è un po' snaturato questo che era il Mako prima serie. Il Kamasu però non mi dispiace affatto, anche se la qualità del bracciale è nettamente inferiore rispetto a questi due. Questo secondo me è il miglior tipo di Mako presente sul mercato. Prima serie, bracciale totalmente satinato. Andiamo a vedere il Mako Ray. Il Mako Ray, come vedete, mancante del tasto qui, ha il funzionamento tutto dalla corona. La corona è a vite e al secondo scatto, come al solito, si cambiano le lancette. Le mettiamo bene alle 10:10. Dopodiché andiamo al primo scatto. Nel modo antiorario cambia il giorno del mese. In questo modo, invece, orario cambia il giorno della settimana. Se vedete, qui abbiamo un datario che non è italiano, inglese, ma bensì, vedete, mercoledì, io, spagnolo, inglese. Perché? Perché la Orient ha sempre avuto un mondo strano alle spalle, non si è mai ben capito perché non facessero per ogni mercato di riferimento, come in passato, il datario. Questi qui probabilmente erano destinati alla Spagna e non all'Italia, altrimenti non ha senso. Questa cosa esistono anche francesi e tedeschi, italiano, Rai 2 non mi sono mai capitati. Cambia, come vedete, l'aspetto del quadrante e delle sfere. In questo caso hanno deciso di mettere un palettoni con queste sfere molto più grandi, e anche i caratteri sulla ghiera sono differenti. La cosa che salta all'occhio è questo bracciale, che è di qualità già inferiore a questo, ma il Kamasu fa ancora peggio, quindi è peggio di questo, è ancora più rumoroso. Ed è questo qui, invece, molto di meno. E poi hanno fatto questa alternanza di lucido e satinato, che a mio parere su un diver non c'entrano quasi nulla. È molto più elegante rispetto all'altro, e a mio parere ha perso tante caratteristiche che distinguevano questo orologio. Il Mako Ray 2 comunque resta un bell'orologio, ben fatto. La cassa è la medesima da 41 mm, e cambiano queste particolarità del bracciale. Il finale è come sempre vuoto, non pieno. La qualità dei bracciali degli orientali purtroppo non è mai soddisfacente. Vediamoli a confronto uno accanto all'altro. Togliamo anche le scatole. Eccoli qui, uno accanto all'altro. Possiamo notare tutte le differenze tra i due quadranti. Questo con l'indicazione 6912, a mio parere, è più bello, cioè poi sono gusti personali. Questo con i palettoni ricorda altro. Anche l'inserto della ghiera, vedete, qui hanno tagliato l'indice facendolo simile, il triangolo, facendolo simile al triangolo presente sul quadrante. Qui invece un bel triangolo pieno con l'indicazione 1269, il day date il medesimo. Praticamente hanno fatto un upgrade che a mio parere è un downgrade, ossia ci ha perso più di caratteristiche distintive che acquisire bellezza estetica. Sono gusti. Come sempre, la qualità dei bracciali non è elevatissima, è valida. Forse il Mako prima serie, come tutte le cose più datate, è migliore. Vedete la differenza del logo sulla chiusura? Mettiamolo dritto così lo vedete anche dritto. Nel Ray 2 è più piccola, nel Mako 1 è molto più grande. A molti non piace questo logo, e pian piano la Orient lo sta facendo sparire, facendolo sempre più piccolo all'interno dei propri orologi, e poi cercando di spingere, come avete visto, anche di più la linea Orient Star, il cui logo sicuramente è molto più bello di questo della Orient, che in molti lo chiamano Marlboro proprio perché assomiglia tanto al logo delle sigarette della Philip Morris. Entrambi gli orologi sono water resistant 200 metri. Perché non sono diver? Perché evidentemente non hanno ritenuto il caso effettuare
l'autocertificazione e quindi effettuare i test a questo orologio per farlo dive e ISO, come potrebbe essere l'SKX007 o 009 o il Citizen NY040. E questo anche per mantenere i costi bassi. Considerate che questi orologi fino a qualche anno fa costavano al cliente finale 120 euro, 100, anche 100 euro, anche 98, e sono orologi che tanto valgono, sono validi, sono belli, ma non acquistate un orologio che ha un rapporto qualità-prezzo incredibile. Per amor di Dio, sono validissimi, per farci l'estate sono carinissimi. Il Mago prima serie esisteva anche giallo, arancione, anche questo Ray l'hanno fatto di varie colorazioni, anche arancione. Sono begli orologi per l'estate, che non vi daranno mai una noia. A livello di movimenti sono anche abbastanza affidabili, come tutti gli orientali possono soffrire di una cattiva regolazione, ma a differenza di altri marchi orientali, gli Orient non so perché, ma non hanno mai creato particolari problemi. Ogni tanto qualcuno che ha qualche problema scappa fuori, ma nulla di eclatante. Eccoci quindi alle conclusioni finali. Chi vince questo confronto tra il Mago prima serie e il Mago 2 Ray? A mio parere vince il Mago prima serie. Uno, perché ha il bracciale tutto satinato, che su un orologio subacqueo lo preferisco di gran lunga a quello forse troppo ingentilito della versione Ray. E poi quella corona ore 2 del Mago prima serie, secondo me, è molto caratteristica. La Orient sta cercando di riposizionare il brand, cercando anche di trovare concessionari e farlo in modo che, come fatto ad esempio per Seiko negli scorsi anni, anche la Orient abbia un pubblico più vasto e una filiera dalla fabbrica al distributore ai concessionari più standardizzata. Gli orologi Orient sono orologi molto validi, hanno dei meccanismi molto solidi e ben funzionanti. Come tutti gli orientali, soffrono talune volte di qualche imprecisione nell'assemblaggio del movimento o della regolazione, ma in linea di massima ho sempre trovato Orient sempre ben funzionanti. Ne ho venduti centinaia e centinaia, e quelli con i problemi sono davvero una parte infinitesimale, forse 1 su 100, 1 su 200, davvero molto molto pochi le problematiche sui movimenti Orient. Non c'è assolutamente fornitura Orient per la ricambistica, quindi si compra il movimento nuovo come tutti quelli di questa fascia di mercato. Orient pian piano cercherà di riposizionare il proprio marchio, e questi orologi non si troveranno più a 100, 120, 150, 200 euro, ma si troveranno più vicini al loro prezzo di listino con le dovute scontistiche del caso. Quindi questo è un buon momento per comprarsi un paio di Orient gradevoli che piacciono. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!